Buonasera telespettatori di Rete 8, benvenuti all'appuntamento con Speciale Elezioni che torna in occasione delle amministrative che riguarderanno i comuni abruzzesi. In particolare i riflettori questa sera sono accesi sulla sfida elettorale di Giulianova, dove si sfideranno alle urne con la possibilità di ballottaggio. Intanto il primo turno si svolgerà insieme anche alle europee l'8 e il 9 giugno. Candidati sindaci che abbiamo nei nostri studi per un confronto tra di loro, un confronto su cui troverete anche ampio risalto domani sulle colonne del quotidiano Il Centro, che come sempre è in partnership con Rete 8 per queste tribune elettorali. Li presentiamo subito con il primo giro di domande e risposte. Le regole sono quelle che ormai conoscete: 2 minuti e mezzo per rispondere per ciascuna domanda, che sarà la stessa per tutti. Allora, intanto salutiamo e ringraziamo il primo dei candidati che è arrivato, che è anche il sindaco uscente di Giulianova, Ivan Costantini. Buonasera Costantini. Buonasera direttore, grazie per l'invito. La prima domanda è relativa alla presentazione della candidatura, in questo caso della ricandidatura a sindaco ed in particolare anche della coalizione, che nel suo caso mi pare anche piuttosto ampia, che sostiene questa sua nuova sfida elettorale. Costantini. Sì, stiamo affrontando questa ricandidatura con tanto entusiasmo, con addirittura 9 liste che compongono la coalizione, la più ampia coalizione mai ricordata nella storia della provincia di Teramo. Con me ho le 6 liste civiche che mi appoggiarono nel 2019, in più si sono aggiunti i 4 partiti tradizionali dell'area di centrodestra. Formiamo una coalizione che vuole non solo raccontare quello che è stato il percorso politico e amministrativo di questi ultimi 5 anni, ma insomma è una coalizione che è riuscita a licenziare un programma fattibile per portare a Giulianova delle opere infrastrutturali e una serie di servizi che la città aspetta da tanto tempo. Tante cose siamo riusciti a farle nell'arco di questo mandato, ci ricandidiamo per fare quelle che il Covid purtroppo nei 2 anni in cui ci ha rallentato non siamo riusciti a fare. Quindi con tanto entusiasmo, con tanta serenità, con tanta passione facciamo quello che sappiamo fare, ci rimbocchiamo le maniche come abbiamo fatto in questi 5 anni e ci siamo ricandidati. Sono molto orgoglioso perché insomma tutta la squadra che mi ha accompagnato in questi 5 anni ha deciso ancora una volta di rimettersi in gioco, perché abbiamo tutti a cuore il futuro della nostra città e siamo convinti anche che con le relazioni con gli enti sovraccomunali, al quale questa amministrazione e solo questa coalizione si può vantare, saremo insomma l'arma in più per garantire ai nostri cittadini, ripeto, continuità e stabilità di governo. Grazie Costantini, presentiamo, salutiamo Romolo Lanciotti, candidato sindaco per una scelta che Lanciotti è arrivata proprio negli ultimi giorni, prima della definizione delle liste, ma con un significato molto accentuato, insomma, di impegno. Lei che ha avuto anche attività all'interno di Fratelli d'Italia, comunque di un impegno civico soprattutto, e questa è anche la natura della sua candidatura. Perché si è candidato e insieme a chi? Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Io, a differenza del sindaco che è conosciuto perché giustamente ha amministrato e ha avuto un ruolo molto importante nella città di Giulianova, io prima di rispondere spendo i miei 2 minuti per presentarmi, perché in tanti non mi conoscono. Io sono Romolo Lanciotti, sono nato a Giulianova, sono il più grande dei 4 candidati sindaci, come mi definisco sempre, ho più passato e meno futuro, e di conseguenza prima di dire il motivo, sono laureato in scienze della comunicazione, lavoro, faccio l'imprenditore da sempre, perché mi divido tra Roma e Giulianova, dove a Roma da 18 anni sono presidente di un grosso gruppo alimentare. A Giulianova quest'anno la mia azienda festeggia 50 anni di attività, e poi con un'altra azienda insieme a mio figlio esportiamo le eccellenze italiane in tutto il mondo. La politica è una grande passione, è una passione che
fondamentalmente ce l'ho da ragazzo, non ho mai fatto politica come fonte di guadagno, ma l'ho fatto sempre col cuore, come si dovrebbe fare la politica, col cuore e non con una mano sul portafoglio. Mi sono candidato perché fondamentalmente voglio dare un grande contributo a questa città, una città che soffre, che negli ultimi 5 anni ha dato dei segnali di sofferenza in tutte le aree, e il mio impegno, poi per rispondere anche ai tanti che mi hanno detto ma chi te l'ha fatto fare, è proprio questa la risposta: non mi voglio girare dall'altra parte, ma tutto quello che accade nella mia città riguarda anche me, così come riguarda anche tutti. Grazie Lanciotti. Alberta Ottolani, benvenuta anche a lei, candidata sindaca per una coalizione di area di centrosinistra e civica. Innanzitutto, ecco, si presenti ai nostri telespettatori e ai suoi elettori, anche ci parli della coalizione che la supporta in questa sfida elettorale. Benissimo, buonasera, buonasera a tutti i telespettatori e le telespettatrici. E come ha detto, sono Alberta Ottolani, candidata a sindaca della coalizione di centrosinistra a Giulianova. Quindi è una coalizione fortemente ancorata al mondo progressista e ambientalista, che comprende il cittadino governante, una forza civica presente in città oramai da decenni, che io ho rappresentato in consiglio comunale come consigliere di opposizione, ma la novità è che la coalizione comprende anche il Movimento 5 Stelle, che non aveva mai potuto per statuto nelle scorse amministrative fare alleanze, e il Partito Democratico. Un partito che dopo un'analisi anche delle amministrazioni scorse si è rinnovato e ci siamo trovati su un terreno comune, un terreno programmatico ma anche un terreno di ideali che ci vedono insieme. Grazie, il quarto candidato è Daniele Di Massimo Antonio, di un'area ancora più di sinistra, se insomma un po' consente una collocazione politica per la sua coalizione di due liste. Ci spieghi perché ha deciso di candidarsi e qual è l'obiettivo anche della sua squadra? Sì, sono due liste, ma la squadra è molto più variegata. Lo ricordo, ci sono Sinistra Italiana, Unione Popolare, il Partito Socialista e poi due realtà locali come Nos Noi, Nuovi Orizzonti della Sinistra per Giulianova e Coltura, con la O, politica, coltura nel senso di semina per il futuro. Perché poi, ecco, sono variegate ma sono unite dalla voglia di confrontarsi e mettere in piedi quella che, lo abbiamo detto diverse volte, la politica dell'ascolto, dell'incontro e del rispetto anche di chi è portatore di opinioni diverse dalla propria. Ecco, in questo siamo molto moderati, quindi il contrario di quello che si diceva poc'anzi. Vorrei approfittare di questo spazio, a proposito di rispetto, per ricordare a noi tutti, per quanto possibile, di cercare, lo si faceva anche in precedenti occasioni, di attivare una campagna elettorale rispettosa gli uni degli altri, perché spesso non accade. E quindi approfitto di questo spazio per ricordarlo. Parliamo di contenuti, di programmi, piuttosto che gettare fango sulla vita personale e professionale degli altri, quindi anche lì parliamo di politica, e a proposito di politica facciamolo con sincerità politica, lo dico tanto alla parte di centrodestra quanto a quella di centrosinistra, lo dico all'amica Alberta con la quale ci confrontiamo spesso. Ho letto oggi un articolo sulla Stampa in cui si cerca di rovesciare una realtà, una questione ormai consolidata e sviscerata. Ecco, cerchiamo di non cadere in questi errori e di veicolare notizie false. Nessuno, e lo dico guardando in faccia la telecamera, mettendoci la faccia, né io né le persone che popolano della mia lista abbiamo mai cercato, per utilizzare un'espressione della candidata sindaca Alberta Ottolani, di impallinarla. Non lo faremo mai, anzi vogliamo costruire un dialogo per il futuro, anche con quella parte di centrosinistra. Grazie ai quattro candidati per questa prima presentazione. Ora entriamo, come diceva qualcuno, anche nei temi più specifici di questa campagna elettorale. Sta per iniziare l'estate e quindi viene subito a pensare, rispetto alla prima vocazione della città, al turismo a Giulianova. Intanto lo stato dell'arte e poi soprattutto quelle che sono le vostre proposte. Rispondiamo ora in un ordine diverso rispetto alla prima domanda. Il primo a dare la sua risposta è Romolo Lanciotti. Mi dovrebbe ripetere gentilmente la domanda? La domanda è relativa al turismo, sì, per questa estate che sta iniziando.
Allora, per quanto riguarda il turismo, in questi incontri che abbiamo fatto abbiamo parlato molto, molto poco di turismo. Il turismo a Giulianova ha dei dati che sono negativi. Sono negativi perché Giulianova non è paragonabile ad altre cittadine della costa teramana, cittadine che, senza togliere niente a nessuno, come dal Adriatica, sono cittadine che sono nate nel 1957, da Tortoreto Stazione è nata al Adriatica. Giulianova nasce nel 1000, come Castrum Novum, nel 290 a.C. e nel 1460 nasce Giulia, quindi abbiamo una tradizione. Nel dopoguerra eravamo considerate una città da tenere a modello a livello nazionale per le nostre strutture, per la tipologia di spiaggia, per la tipologia di ospitalità. Purtroppo in questi 5 anni non abbiamo fatto niente, anche se i programmi meravigliosi che erano stati scritti parlavano di un programma turistico che doveva sviluppare, portare la stagione estiva da 2 mesi a 6 mesi. Questo non è avvenuto. Abbiamo parlato, è stato parlato di turismo culturale, di turismo religioso, di turismo sportivo. Tutto questo non è stato fatto e i dati lo dicono lungo. Noi siamo sul podio al 3° posto dopo Alba Adriatica e Tortoreto con 500.000 presenze. I numeri sono veramente piccoli per Giulianova, non ci meritiamo questo. E la città, siamo oggi al 18, oggi è 20, 22 maggio, insomma siamo quasi alla fine di maggio, la città è vuota. Il turismo rappresenta un'industria importantissima per la nostra città, fonte di lavoro, e dobbiamo dedicare veramente tanto. Fino a questo punto è stato fatto veramente poco. Grazie. Ivan Costantini. Ma che dire, Giulianova in questi 5 anni è tornata ad essere la capitale del turismo ricettivo per numero di presenze nell'intera regione Abruzzo. Questo non lo diciamo noi. Il centro, che lavora in partnership con questa rete, ha pubblicato più volte i dati. Giulianova è prima di tutti i comuni dell'intera regione Abruzzo e prima delle 7 sorelle della provincia di Teramo. È stato fatto un lavoro straordinario perché abbiamo destagionalizzato. Ricordo a tutti che anche quest'anno siamo partiti con 2 grandissimi eventi, l'arrivo della Tirreno Adriatica e le Frecce Tricolori, che hanno portato in città tantissime persone, ma anche i tornei sportivi del quale ci possiamo vantare, partendo dal Memorial Emilio Della Penna, ma poi insomma in città ce ne sono molteplici. Devo ringraziare la Consulta del Turismo, che è fatta prevalentemente da operatori, e quindi ringrazio Andrea Tafà, che ha fatto un lavoro straordinario con un piano marketing che è risultato molto efficace. Noi siamo assolutamente soddisfatti perché Giulianova è una città che è tornata a sorridere, ha trovato appeal ed è diventata anche il punto di riferimento per i grandi eventi della regione Abruzzo. Voi provate a pensare appunto alle Frecce Tricolori che abbiamo ospitato qualche settimana fa a Giulianova, ma i tanti concerti con i tanti artisti di natura nazionale e internazionale. Proviamo a pensare anche agli eventi culturali con approdo a Giulianova Paese, il turismo religioso, sì, diceva bene il candidato sindaco Romano Lanciotti, il turismo religioso è diventato una di quelle eccellenze territoriali, con la Madonna dello Splendore che è diventata il punto di ritrovo per una serie di pellegrini che hanno scelto anche loro di venire non solo a visitare la parte bassa di Giulianova con il nostro straordinario mare, ma anche la parte religiosa e culturale della parte alta di Giulianova. Quindi, ripeto, noi siamo assolutamente felici dell'operato fatto, ringrazio i tanti operatori perché sono stati loro a muovere tutto il piano marketing che ci ha portato a raggiungere questi straordinari traguardi. I numeri sono facilmente scaricabili e i cittadini giuliesi non hanno l'anello al naso. Di Massimo Antonio. Non hanno l'anello al naso e non voglio entrare in gamba tesa verso il nostro primo cittadino, ripeto, si parlava di rispetto e quello deve rimanere. Tuttavia il turismo religioso assolutamente non è così, i pullman vengono, arrivano e se ne vanno immediatamente. Io ho lavorato in quella zona, per cui la conosco molto molto bene, ho lavorato esattamente in una struttura museale che è stata chiusa proprio durante l'amministrazione Costantini, e quindi no, non è affatto potenzializzato
non c'è affatto un'attenzione verso il turismo religioso e più in generale verso il turismo storico, artistico, archeologico. Faceva bene il candidato sindaco Romolo Lanciotti a ricordare le nostre radici, la nostra storia, Castrum Novum. Ebbene, noi abbiamo delle evidenze archeologiche che sono lasciate all'abbandono, non si è mai costruita un fitto dialogo con la sovrintendenza per attivare il parco archeologico e dunque questi scavi sono stati resi fruibili soltanto una volta, ormai 20 anni fa, e poi nulla più. E dunque non abbiamo soltanto il turismo balneare, ma Giulianova è una città con una vocazione turistica straordinaria, enorme e molteplice. Grazie Alberta Ortolani. Allora, io voglio intanto partire da, come dire, un'affermazione. Giulianova è bellissima perché la natura ce l'ha consegnata tale e perché il piano regolatore, quindi gli amministratori del passato, l'hanno conservata. Noi possiamo fare il bagno al mare e vedere i colli. Voi a Pescara, se fate il bagno al mare, avete le colline che sono più alte di quelle di Giulianova foderate. Quindi noi abbiamo una città dal punto di vista turistico fortemente attrattiva. E vorrei anche tranquillizzare i telespettatori, perché quando sento parlare il sindaco Costantini sembra che prima di lui il deserto, il Vajon, non so cos'è che non c'era a Giulianova. A Giulianova c'erano 4 cinema, a Giulianova c'era un teatro, a Giulianova ci sono state manifestazioni che nel tempo hanno fatto crescere la città, alcune sono ancora presenti e penso al Festival delle Bande bellissimo che si sta svolgendo in questi giorni, al suo 24esimo anno, così come i tornei di calcio da sempre, perché Giulianova ha una grande tradizione calcistica che io insomma conosco abbastanza bene. E quindi, come dire, adesso in campagna elettorale fare quello che fa il sindaco, cioè un elenco di cose che sono state fatte, aggiungendoci magari dei concerti in più, ma anche lì a Giulianova, sindaco, lei non c'era, ma è passato Battiato, c'è stata Rock Roads, ci sono state delle iniziative veramente molto significative, molto belle, che andavano a finire sulle pagine nazionali di André, ma veramente, insomma, vi voglio tranquillizzare, Giulianova era viva e vegeta anche prima del sindaco Costantini, con il sindaco Costantini che ha un'anomalia nella sua maggioranza, cioè una lista che si chiama Giulianova Turismo, si è fatto un focus sul turismo. Il problema è che questo focus è pieno di conflitti di interesse, perché sa cosa succede, sindaco? Allora, se io devo occuparmi di urbanistica, per dire, devo essere un urbanista, non devo essere un appaltatore, non devo essere uno che ha un'impresa che costruisce. E così, se mi devo occupare di turismo, devo essere una persona esperta nel settore, non una persona che ha interessi. E poi vorrei dare anche un'altra notizia, che Giulianova è turismo, ma non solo turismo. Io sono d'accordo su tutto quello che si è stato detto, no? Sulla necessità di potenziare altre forme del turismo, allungare la stagione, però Giulianova non è solo turismo. L'economia di Giulianova è un'economia ricca che... Ho finito il tempo, vero? Ecco, no, volevo dire semplicemente che è un'economia ricca di tanti altri settori che non vanno trascurati, vanno curati e invece sono stati totalmente trascurati. Benissimo. A cominciare, voglio citare l'agricoltura, bene, che è una grande risorsa per il nostro territorio. Bene, allora io invece vado su un tema su cui si è discusso, si discuterà non soltanto a Giulianova, perché è un tema che va letto in una cornice anche regionale, per l'amor di Dio, però insomma... Il destino dell'ospedale di Giulianova è stato al centro anche di discussioni, polemiche fuori dalla città, oltre che all'interno del dibattito, suppongo, anche elettorale. Allora, sul presente e soprattutto sul futuro di questo nosocomio, anche nell'ambito della rete ospedaliera riorganizzata in virtù della legge che è stata approvata prima della fine della precedente legislatura regionale, qual è il vostro pensiero e soprattutto qual è la vostra azione nel caso diveniate amministratori della città? Lo chiedo per primo in questo caso, in questo giro, a Daniele Di Massimo Antonio. Allora, io ricordo, lo ricordo spesso, il primo cittadino, il sindaco, è la massima autorità sanitaria di una comunità amministrata.
e dunque dovrebbe fare di tutto. Il nostro primo cittadino, ricordo, nella scorsa campagna elettorale parlava di catene, incatenarsi. Ecco, magari non si arriva alle catene, ma anche se è doveroso e giusto farlo. Noi abbiamo un nosocomio che è stato declassato ed è diventata la Cenerentola dell'ASL Teramana. Sì, è così, signor Sindaco. È così, e lei ci è parso compiacente verso l'amministrazione regionale, verso il governo regionale della nostra regione. Probabilmente si è comportato, glielo dicevo anche in un altro incontro, più che da primo cittadino, da uomo di partito. Lei è il coordinatore, d'altra parte, provinciale della Lega. Ecco, questo discorso forse dovremmo sganciarci dalle questioni partitiche e dovrebbe fare il primo cittadino e dunque fare di tutto per difendere il nostro nosocomio. Quindi vediamo, ripeto, per rispondere alla sua domanda, venire meno l'attenzione verso i nostri cittadini, l'attenzione verso una città più giusta, solidale ed equa, e dunque partiamo proprio dall'ospedale, e vediamo invece venire avanti quegli interessi partitici di cui si parlava poc'anzi. Voglio citare una cosa molto semplice, proprio perché Romolo Lanciotti parlava delle nostre radici. Ebbene, nelle città romane c'era l'ospedale, si chiamava Asclepieo, e vicino all'ospedale c'era quasi sempre un teatro. Quindi, per ricollegarmi a quello che diceva Romolo, ma anche Alberta, a Giulianova in questo momento il nostro ospedale è declassato e non abbiamo teatri, cinema. Questo proprio per dire che viene meno la cura del corpo, ma anche dello spirito. Grazie, Romolo Lanciotti. Io, aprendo la mia carta d'identità, leggo Romolo Lanciotti, nato a Giulianova. Purtroppo la mia nipotina, che dovrà arrivare a settembre, nascerà ad Ascoli Piceno e forse tra pochi anni nessuno potrà vantare più il discorso di dire sono nato a Giulianova. Questa è una cosa gravissima. La gente non vuol sentir parlare di primo livello, secondo livello, ospedale di base. Abbiamo riempito le testate di tutte queste cose tecniche. La gente vuole sicurezza, tranquillità. In quell'ospedale dove sono nato io nel 1958 c'era il meglio dei medici, e la gente era tranquilla. Ho ricordato l'altra sera medici come il professor Garosi, il professor Olivieri, che faceva venire al mondo tutti noi, c'era il professor D'Amelio in chirurgia, c'era Manini in radiologia, la gente era tranquilla, l'ospedale rappresentava l'orgoglio. Questo ospedale non esiste più. Noi dobbiamo, dateci un ospedale anche di base, ma dove possiamo andare e non trascorrere due giorni su una barella di pronto soccorso, non per colpa dei medici, non per colpa del personale infermieristico, perché loro fanno molto di più di quello che possono fare. Abbiamo bisogno di personale, ma abbiamo bisogno di sicurezza, abbiamo bisogno di tranquillità. Vogliamo qualcosa che quando abbiamo bisogno andiamo lì, e poi sappiamo dove andare nel brevissimo tempo. Se dobbiamo avere una struttura di secondo livello, bene, andiamo a Teramo, all'Aquila. Se vogliamo, vogliamo avere in prima battuta la tranquillità e la serenità di essere curati e mandati dove dobbiamo essere mandati per essere tranquilli. Grazie Ortolani. Sì, allora intanto io vorrei, in un'ottica sanità provinciale, ragionare sul fatto che c'è un ospedale a Teramo, dopodiché Giulianova è baricentrica sulla costa e quindi dopo Pescara, San Benedetto, in mezzo c'è l'ospedale di Giulianova. Dobbiamo anche tener conto del fatto che la popolazione sulla costa d'estate si moltiplica, quindi l'ospedale di Giulianova non è una richiesta di tipo campanilistico, ma è una richiesta ancorata a dei dati precisi. Abbiamo sempre pensato e continuiamo a pensarlo che proprio per questo un sindaco che è capace di farlo dovrebbe avere la forza di chiedere alla sanità regionale un ospedale di primo livello a Giulianova, perché questo è possibile ed è giusto che ci sia di nuovo il punto nascita ed è giusto che ci sia pediatria.
nonché sicuramente una vocazione legata alla traumatologia, perché stando sulla costa e avendo un buon numero di abitanti e già di per sé più gli arrivi estivi, sicuramente è molto importante anche questo tipo di specialistica. Naturalmente non esiste solo l'ospedale, perché noi a Giulianova abbiamo patito un po' di tutto. Abbiamo patito una RSA che doveva avere 45 posti, una residenza quindi sanitaria destinata l'Alzheimer che doveva avere 45 posti ed è stata ridotta a 25, peraltro sono state unite diverse funzioni incompatibili. Io invito il sindaco ad andare la mattina lì e vedere cosa succede per accedere a quella struttura, agli utenti quanto faticano per accedere a quella struttura, fuori mano, in idoneo il luogo, e insomma così abbiamo perso l'uno e l'altro, abbiamo perso il punto che avevamo all'ospizio marino e non abbiamo la SRA che ci toccava. Vogliamo parlare del consultorio? Giulianova ha sempre avuto un consultorio che è stato un fiore all'occhiello ed è molto importante il consultorio in una realtà, per tante ragioni importante, perché è un presidio sanitario ma è anche un presidio sociale. Ebbene, il nostro consultorio è stato totalmente trascurato. Quindi lei mi chiedeva cosa farei. Beh, certo, chiederei immediatamente un tavolo che pure si era formato ai tempi del governatore D'Alfonso e invece con l'attuale giunta regionale, con il governatore Marsiglio, si è bloccato e il sindaco nulla ha fatto per riattivarlo. Grazie. Costantini. Io parto con una memoria storica di quello che è accaduto negli ultimi anni. Nel 2017 l'allora governatore Luciano D'Alfonso, targato PD, quindi insomma il partito che sta rappresentando la Ortolani, veniva a Giulianova a fare una conferenza stampa al Cursal annunciando la chiusura dell'ospedale di Giulianova e l'accentramento in un ospedale unico provinciale. Per fortuna questa scellerata scelta poi non è avvenuta e il governo guidato dal centrodestra ha fatto sì che l'ospedale di Giulianova non chiudesse, perché la delibera regionale del 2017 di D'Alfonso prevedeva solamente un presidio di pronto soccorso. Oggi l'ospedale di Giulianova funziona, nel corso di questi 5 anni abbiamo aperto reparti, la chirurgia ha raddoppiato il numero degli interventi, per anni abbiamo invidiato medici come Pier Giorgio Casaccia che finalmente sono arrivati a lavorare dentro al nostro ospedale, noi dicevamo sempre ma Casaccia e Adri non potrebbe stare a Giulianova ed è arrivato, il miglior cardiologo, non lo dico io, che abbiamo in azienda sanitaria locale è il dottor Fabiani che è il nuovo primario della cardiologia di Giulianova. Quindi le eccellenze sono arrivate, sapete tutti che abbiamo un reparto straordinario di allergologia con il dottor Calafiore che genera mobilità attiva, la dottoressa Nespoli, la dottoressa Di Felice in oncologia. Parlare male dell'ospedale di Giulianova vuol dire parlare male della città di Giulianova. Chi parla male dell'ospedale è perché non conosce cosa avviene all'interno di quella struttura. Chi come me, per questioni personali di salute, frequenta l'ospedale di Giulianova, vi posso assicurare che noi abbiamo le migliori eccellenze della nostra azienda sanitaria locale. A me dispiace quando qualcuno tocca il mio ospedale, perché io sono fiero ed orgoglioso di tutto quello che accade e dell'amore e dell'affetto che mettono gli operatori che lavorano all'interno dell'ospedale, che non smetterò mai di ringraziare. Si è parlato di punto nascita e qui purtroppo mi tocca fare il professore, perché se qualcuno avesse studiato il decreto Lorenzin probabilmente non avrebbe parlato di punto nascita a Giulianova, perché il decreto Lorenzin non prevede che l'ospedale di Giulianova possa avere il punto nascita, addirittura si fa difficoltà a mantenere il punto nascita a Termini a Sant'Omero perché ci vogliono un numero minimo di nascite di 500 unità annue, quindi comprendete bene che Giulianova fa difficoltà, ripeto, l'ospedale di Teramo a fare 500, l'ospedale capoluogo, l'ospedale Abba a fare 500 nascite all'anno. Concludo perché sento il bip nel dire che sono fiero ed orgoglioso di far parte del comitato ristretto dei sindaci della ASL, dove ho difeso sempre l'ospedale di Giulianova e ho stanziato 2 milioni di euro all'anno per aprire l'RSA di Bivio Bellocchio che le precedenti amministrazioni di centro-sinistra l'hanno tenuto chiusa per 15 anni. È vero, abbiamo solamente accreditato 25 unità, ma siamo partiti da quelle 25 unità, il governo di centro-sinistra aveva
per 15 anni tenuto chiusa la struttura. E ultima cosa, e lascio la parola, la piccola opera Caritas aveva l'RA di Villa Volpe chiusa, non accreditata con l'azienda sanitaria locale. Ringrazio il presidente Marsiglio e l'assessore Veri che vennero e hanno fatto sì che quella struttura potesse aprire con delle tematiche riguardanti l'autismo, e oggi all'interno di quella struttura ci sono addirittura 30 ragazzi. Va bene, questi sono grazie, i risultati, grazie, non le chiacchiere. Grazie Costantino. Noi ci dobbiamo fermare per la pausa, tra poco torneremo in studio per un altro rush di risposte alle mie domande, tra poco. Siamo tornati in studio, stiamo ospitando il confronto tra i quattro candidati sindaci per il comune di Giulianova, i quali ci hanno raggiunto qui nella nostra sede tra qualche difficoltà di traffico, perché appunto a questo mi volevo riagganciare per introdurre il discorso che la nuova amministrazione comunale dovrà tenere sempre in evidenza delle vie di comunicazione, delle infrastrutture di collegamento della città. C'è tutto un tema legato alla ferrovia, abbiamo visto le fermate anche dei treni a cosiddetta alta velocità che sono estive al momento, c'è un tema che riguarda ovviamente la statale 16 e c'è un tema che riguarda l'autostrada. Ci sono molte partite però che investono anche il rapporto verso l'interno, quindi verso, verso Teramo e le varianti su cui Giulianova punta per una maggiore efficienza nella sua rete di mobilità interna. E poi ci sono le strade comunali, ci sono i parcheggi, c'è la manutenzione ordinaria. Ecco, la città che voi vi apprestate a governare diventandone sindaci, che tipo di progetti deve mettere in agenda fattibili nel giro dei prossimi 5 anni? Lo chiedo ad Alberta Ortolani per prima. Sì, io proprio una brevissima cosa in replica a Sindaco Costantini. Sindaco, quando io parlo di un ospedale d'eccellenza a Giulianova non sto disprezzando nulla dell'attuale, quindi è molto poco corretto che lei peraltro citi anche dei nomi, citi anche dei nomi di ottimi professionisti che hanno la mia stima, e come lei ringrazio tutti gli operatori della sanità di cui purtroppo tutti abbiamo bisogno. Detto questo, sulla viabilità. Intanto, se mi chiede qualcosa sulla viabilità interna, io penso a una viabilità sostenibile, cioè una città che sia percorribile anche a piedi, in bicicletta, dove ci sia una mobilità garantita dal servizio pubblico. Penso per esempio a delle navette che possano elettriche, che possano attraversare la città e fare da congiunzione tra la spiaggia e il Lido. Noi abbiamo la fortuna di avere un centro storico raggiungibile facilmente anche a piedi, ma non tutti possono andare a piedi, e quindi occorre garantire questo tipo di servizio, che potrebbe avere anche un aspetto di gratuità, perché comunque per invogliare ad un uso diverso della mobilità bisogna anche favorirla, così come è necessario favorire l'uso delle biciclette con delle piste ciclabili in sicurezza, e questo naturalmente comprende anche le piste ciclabili che devono consentire ai cittadini di andare o venire dalle frazioni, e in particolare mi riferisco a quella legata alla Teramo Giulianova. E andando adesso, ho detto Teramo Giulianova, quindi sono andata un attimo con la mente al bivio Bellocchio. Uno dei grandi problemi di Giulianova è il traffico che si crea in quel bivio, traffico che l'amministrazione Costantini ha saputo affrontare solo mettendo dei semafori intelligenti che tanto male hanno fatto alle tasche dei cittadini, ma hanno anche creato uno stress incredibile. Io stessa come utente, insomma, quando arrivavo lì inchiodavo, temevo che scattasse il rosso, è diventato un incubo, e l'avete fatto in due punti cruciali della città. Io dico che adesso il sindaco Costantino mi dirà che tra 2 anni ci sarà la Teramo Mare, io dico da prima che il cronoprogramma della Teramo Mare mi risulta decennale. Io dico che una buona amministrazione si deve impegnare per avere una rotatoria a bivio Bellocchio, così come è necessaria una rotatoria all'ingresso del nucleo industriale. Sappiamo tutti a quale zona mi riferisco. Grazie. Daniele Di Massimo Antonio.
Sì, sono d'accordo con la candidata Alberto Ortolani, viabilità sostenibile, sono d'accordo anche sulla necessità di una rotonda lì in Bivio Bellocchio. Io sono padre di un ragazzo che va a scuola proprio in quella zona, nella scuola media Pagliaccetti, e ogni mattina è davvero un inferno per chi porta quei bambini a scuola. E naturalmente è una scuola che non dovrebbe stare lì, questo è ovvio. Il tema delle scuole inclusive è un altro tema cruciale a Giulianova. Ma torniamo alla viabilità. Il manto stradale dissestato naturalmente non agevola. Poi il nostro sindaco sicuramente ci parlerà del piano asfalti, però vorrei dire al nostro sindaco che il piano asfalti nelle nostre vetrine c'è stato, poi però ci sono le frazioni, ci sono tutte quelle aree dimenticate. Lei parlava, se non sbaglio, se ho capito bene la sua domanda, di viabilità come leva economica. Allora, se noi andiamo a fare un giro, la invito quando viene a Giulianova a fare un giro nella nostra zona industriale, lei vedrà che le strade sono particolarmente dissestate. Il nostro sindaco ha un SUV, io ho una piccola macchina, e andare lì è sempre un problema perché si potrebbero rompere le gomme ogni 5 minuti. Ecco, quella è una zona che va potenziata anche nella viabilità, proprio per la leva economica di cui si parlava. Considerate che le aziende non vengono più a Giulianova, io ho provocato in un incontro precedente il nostro sindaco chiedendo come mai, visto che la ZES unica c'è dal gennaio 2024, ma Giulianova è uno dei 37 comuni che ha accesso alla zona economica speciale dal 20 luglio 2020. Come mai non si è fatto mai nulla per accedere a questa straordinaria occasione? E il sindaco mi diceva, deresponsabilizzandosi come fa con il Covid, sì vabbè, ma neanche gli altri comuni l'hanno mai fatto. Io dicevo lui, vabbè, potevamo essere i primi. E comunque diceva una cosa non vera. I politici esperti sono molto bravi a veicolare notizie false, perché non è vero. È notizia di oggi, lo ricorda anche il centro che abbiamo citato prima, del fatto che a Mociano, grazie ai vantaggi generati dalla zona economica speciale, c'è stato un importante investimento, una società che investe a Mociano e dunque alle porte di Giulianova, nella zona industriale di Mociano, la ERA, che costruirà appunto macchine elettriche, valorizzando il lavoro in quel territorio e l'indotto, è tutto l'indotto. Insomma. Grazie Costantini. Innanzitutto rassicuro Di Massi Antonio perché ho una Smart, quindi non ho un SUV e giro con una Smart. Ma detto questo, sono proprietario di una Smart, lo rassicuro. Detto questo, voglio partire da quelli che sono i risultati. Il comune di Giulianova per il periodo estivo ancora una volta ha raddoppiato l'arrivo delle Freccia Rossa, che ci daranno una grande boccata d'ossigeno, soprattutto in questi 6 mesi in cui ci prepariamo ad ospitare tanti turisti che scelgono la nostra città. Voglio rassicurare il candidato sindaco Alberto Ortolani perché naturalmente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non dico che giochiamo in casa, ma poco ci manca. Non ci vogliono 10 anni per la realizzazione del quarto lotto a Teramo Mare, perché abbiamo approvato il progetto definitivo che è sulla scrivania dell'ANAS, e vogliamo anche rassicurarla perché nell'accordo di programma che abbiamo fatto con l'ANAS, questo è uscito proprio qualche settimana fa, quindi mi sembra strano che la consigliera Ortolani non l'abbia letto, sono previste ben 2 rotatorie, una all'innesco dell'uscita della zona industriale di Colleranesco e l'altra più avanti a Villa Volpe. Quindi abbiamo pensato anche alla Statale 80 e a come far defluire il traffico sulla Statale 80 con l'uscita appunto della Teramo Mare. Sulla zona ZES mi pare che la delibera attuativa sia di aprile, quindi comprendo che Di Massi Antonio giustamente appunto, uno alla volta non si può interrompere. È appunto di aprile. No, non possiamo fare dibattito. Quindi sono stati bravissimi a Mociano, però hanno insomma innescato questa nuova azienda che aprirà, mi pare, nei prossimi anni, perché ha solo preparato l'incartamento. Noi non dico che non siamo interessati o non vogliamo portare avanti la zona ZES, perché ero io consigliere comunale d'opposizione quando ricordai al Partito Democratico che si erano dimenticati di perimetrare l'area 14 ettari al comune di Giulianova. La ZES unica è in ritardo su tutto il territorio regionale, Mociano
Caivano, lo vengo a sapere dai giornali, sta portando avanti questa trattativa per far aprire questa grande azienda, però io credo che l'unico vero valore aggiunto per far sì che l'area industriale riprenda vita è il completamento del quarto lotto a Teramo Mare, e noi in quella direzione stiamo lavorando. Grazie. Siamo convinti che nell'anno 2024 potremo avere definitivamente il progetto licenziato, e a quel punto il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture sarà pronto a bandire la gara d'appalto. Grazie. Lanciotti, sul tema delle strade. Sì, sul tema delle strade rispondo subito, però datemi un pizzicotto. Mi dovete dare un pizzicotto, perché io non so se sto parlando in una tribuna politica dove si parla della mia città o se sto parlando in una televendita di Anna Marchi, perché io le bugie che ho, Anna, io non vedo, purtroppo lei le segue queste trasmissioni, io no. Il problema è che le bugie che ho ascoltato oggi farebbero arrossire anche Collodi, che ha scritto il più bel libro sulle bugie al mondo. Ma come si fa? Lo abbiamo sentito nel turismo, ma nell'ospedale. Cari ascoltatori, ma avete trascorso una giornata al pronto soccorso? Se non ci fosse per Giorgio Casaccia, che viene disturbato anche quando dorme, perché il pronto soccorso è in uno stato pietoso. Ma voi ci siete stati al pronto soccorso? Quindi state ascoltando. Vabbè, che riusciamo a trasformare i SUV in smart, ci sta tutto. Però adesso vengo alla risposta. Io sono nato vicino alla stazione di Giulianova, e in quegli anni la stazione di Giulianova era la porta della provincia di Teramo. Tutti i treni fermavano lì. Se volevi andare a Teramo, dovevi scendere a Giulianova. Se volevi andare a Roseto, dovevi scendere a Giulianova. Purtroppo questo, la stazione di Giulianova è sotto gli occhi di tutti. Adesso nei trasporti il sindaco, per fortuna, non ci ha detto che sul lungomare atterreranno i Concorde, perché questo ci mancava. Se no, di bugie ne abbiamo sentite a iosa oggi. Di conseguenza le strade sono sotto gli occhi di tutti. Per avere una strada asfaltata abbiamo aspettato l'arrivo della Tirreno-Adriatica, oppure dobbiamo aspettare la fine della legislatura. Guarda caso in questi giorni vengono cambiati i cestini, vengono fatte le gli asfalti, si fa di tutto di più, ma Giulianova non ha un territorio molto ampio, da fiume di Tordino a fiume di Salino e a ovest verso il confine di Mociano, ed è, le strade le percorriamo tutti i giorni, ed è in uno stato, è stata in 5 anni in uno stato di abbandono. Arrivando da Mociano, ve ne faccio una, vi faccio pensare una strada, attraversa Mari, arrivando da Mociano, prima di entrare a Giulianova, proprio su in traversa Mari, hai una strada asfaltata, illuminata, e sei nel comune di Mociano. Ti accorgi, come succedeva negli anni quando passavi da Berlino ovest a Berlino est, ti accorgi di entrare a Giulianova nel momento in cui incontri le buche, nel momento in cui non ci sono più i lampioni, in cui momenti la città è buia. Poi l'unica cosa che abbiamo saputo fare, e non parlo dell'Annunziata, di Colle Ranesco, di Villa Pozzoni, di Via Mantova, l'unica cosa che abbiamo saputo fare, l'abbiamo saputo fare bene, è realizzare il Giardino d'Europa, che prende il nome dal noto albergo, dove fondamentalmente, e come diceva la candidata Ortolani, dove qualche conflitto di interesse ci potrebbe essere, dove le attenzioni sono, i giardini lì fioriscono, ci sono. Bene. Ogni tipo di fiori. Allora, noi siamo arrivati. Grazie. Quasi alla fine della nostra chiacchierata, soprattutto della vostra chiacchierata con i vostri potenziali elettori. Solitamente alla fine delle tribune elettorali si fa l'appello al voto, no? Io volevo farla in una maniera un po' più, diciamo, da gossip, perché ho visto che insomma il clima è sempre molto educatissimo ma frizzante tra di voi. Allora vi voglio sfidare ad una domanda che poi vi dice anche un po' dice soprattutto a chi ci vede e chi ci ascolta un po' anche di quelle che sono le vostre aspettative per questi ultimi giorni di campagna elettorale, per i tipi di messaggi che state lanciando agli elettori e quali sono anche un po' i vostri pronostici sul come andrà a finire. Allora, ipotizziamo che diventiate sindaci di questa città, magari al primo turno. La domanda è un po' come quella di chi butterebbe giù dalla torre, ma la faccio al contrario. Chi degli altri tre sceglierebbe come assessore nella sua giunta? Visto che scalpitava prima, lo chiedo per primo a Di Massimo Antonio.
Sì, no, vorrei replicare proprio prendendo questo sì, gioco prende parte come, del tempo. Sì, nel senso che butterei giù quello che ha appena detto il nostro primo cittadino, perché lui parlava della ZES unica, ma Giulianova dal 2020 ha il privilegio di essere uno dei 37 comuni della ZES, dunque quasi al principiare della loro amministrazione, forse lo ha dimenticato, comunque non era qualcosa che interessava. E per quanto riguarda l'investimento di Mociano, è un investimento importante, 540 milioni di euro e 500 nuovi addetti, questa è la stima occupazionale. Ecco, è molto importante per noi, è centrale nel nostro programma la questione lavorativa e dunque tutte queste opportunità vanno colte al volo e quindi getteremo giù chi queste opportunità invece non le coglie, perché come si diceva magari si pensa ad altro. Ecco, è stato citato, la questione conflitto di interessi è stata citata, ecco, noi butteremo giù questi conflitti di interessi perché purtroppo la politica, non solo a Giulianova, non è una provocazione verso il nostro sindaco, ma in diversi comuni, in diverse amministrazioni, la politica è sempre troppo compiacente verso i gruppi di potere. Anche a Giulianova è la stessa cosa, per cui piccoli gruppi di potere vengono vicini all'amministrazione, vengono aiutati, ad esempio. Però io le ho chiesto chi vorrebbe come assessore nella sua giunta degli altri tre. Come assessore mi può fare un esempio in quale assessorato? No, scelga lei l'assessorato, basta che sia o Costantini, o Ortolani o Lanciotti. Sicuramente tutti e tre hanno delle capacità e delle competenze, non sceglierei il nostro sindaco semplicemente perché già ha avuto la sua possibilità in questi 5 anni e dunque lascerei la possibilità a chi magari non ha mai rivestito questa carica come Alberta e Romolo. Uno dei due addirittura. Direi Alberta perché è l'unica donna qui presente, lei è molto brava per tutto quel che concerne le questioni legate al bilancio, per cui... Benissimo, ha risposto. Lanciotti, chi vorrebbe come assessore? Ma solo chi vuole come assessore oppure mi chiede anche chi butto dalla torre? Chi butto dalla torre l'abbiamo capito. No, chi vuole, tutti gli altri vuole buttare dalla torre, però poi ne deve scegliere uno in giunta. Allora, io innanzitutto dalla torre ci butto nessuno, chiaramente butto quelli che fondamentalmente sono i più pericolosi. Io temo sempre quelli che tradiscono e quelli che sono poco tolleranti. Quelli che tradiscono sono... Nel caso di un amministratore, quello che promette 5 anni prima di chiede il voto per essere un candidato civico e dopodiché e di non far votare un candidato della Lega e dopodiché invece dopo 8 mesi diventa lui candidato della Lega e quindi per me questo è un traditore. Come tollerante è chi, candidandosi in un ruolo pubblico, non accetta di essere criticato e fa 85 querele ai suoi concittadini o praticamente richiede l'intervento della polizia più volte per tutelare, per calmare e per difendersi, non so da che cosa. La tolleranza è una cosa molto molto importante, mandar via dei ragazzi che fanno del volontariato anche se in modo borderline non occorre la polizia, per rispondere a qualcuno a cui non sei simpatico non occorre una querela. Per quanto riguarda l'assessore, ironicamente scelgo sempre delle persone preparate e di conseguenza se io dovessi scegliere un assessore all'urbanistica, proprio per le sue competenze e le sue conoscenze legate alle aziende, al territorio, io sceglierei Ivan Costantini. Grazie. Ortolani. Allora, intanto io dico arriviamoci a questo voto, ma dico arriviamoci tranquilli. In questo momento Giulianova è come se ci fosse una cortina di fumo, perché fra grandi eventi messi non a caso tutti in questo periodo, inaugurazioni di cose che ci stanno già da 25 anni, nonché una campagna elettorale eccessivamente costosa, sindaco, questo lo dico a lei, eccessivamente costosa. E mi raccomando la trasparenza sui finanziamenti per la campagna elettorale, perché poi volta, non mi interrompa, non interrompiamo poi, sindaco, la prego, perché poi ce l'ha ricordato Cantone l'altra sera, uno deve sapere chi finanzia, perché bisogna vedere che poi non ci siano, come dire, dei ritorni. Comunque io vorrei che la politica fosse in questo momento un'occasione anche di riflessione, quindi meno propaganda e più ascolto e più riflessione.
Regione. Detto questo, chi sceglierei? Allora, al sindaco Costantini io consiglierei di distaccarsi un attimo dalla politica, perché forse guardare le cose dalla finestra di fronte aiuta. L'altra sera in consiglio comunale due suoi esponenti di maggioranza hanno detto: se noi torniamo a comandare. Allora, magari se esce un attimo da palazzo e si rende conto che in quel palazzo non si comanda, ma che quello deve essere il palazzo del buon governo e della trasparenza, soprattutto le potrebbe fare bene per tornare poi a fare di nuovo il buon amministratore. Dopodiché vorrei senz'altro un assessore con il pragmatismo di Lanciotti e con la fantasia e il brio culturale di Daniele, di Massimo Antonio. Grande coalizione, come si dice, sindaco. Perché no? Lei invece nella sua nuova giunta, a sorpresa, chi nominerà dei tre presenti? Innanzitutto mi dispiace fare continui dibattiti con gli altri tre competitor, dove praticamente non sanno proporre poco e nulla se non dire che abbiamo fatto male e che quindi loro si candidano per fare meglio. Io sarei curioso di capire come fanno meglio. Diventa anche stucchevole che c'è praticamente un teatrino dove ci sono tre candidati sindaci che vanno addosso al sindaco uscente, perché lo vedono nettamente più forte sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda la campagna elettorale, ricordo a tutti che il cittadino governante già 5 anni fa chiese la rendicontazione delle spese sostenute nella mia campagna elettorale presso la Corte dei Conti. Lo potranno fare ancora una volta, ci mancherebbe. Noi siamo per la trasparenza e siamo per spiegare tutto in maniera nitida, con la faccia pulita che ci ha sempre contraddistingue. Io dico che la mia famiglia, insomma, Giuliano la conoscono tutti, non mi pare che ci vogliono dipingere come persone, insomma, che vengono chissà da quale cosa strana. Io ripeto, ho amministrato in maniera serena e col sorriso sulle labbra negli ultimi 5 anni la città di Giulianova. Per quanto riguarda la questione assessore, io ho fatto anche l'assessore all'urbanistica in provincia con un governo di centrosinistra. Il presidente della provincia, che è del Partito Democratico, ha voluto affidare al sottoscritto l'urbanistica, quindi raccolgo l'invito di Romolo Lanciotti, però li ringrazio perché io in questi 5 anni ho avuto una squadra straordinaria, assessori che hanno passato... Ma ne deve scegliere uno tra i tre qui. Però il problema è che io non posso scegliere, perché io ho una squadra, ripeto, straordinaria, assessori che hanno trascurato famiglia, lavoro, affetti per mettersi a disposizione della città di Giulianova con un solo numero di telefono, venendo in comune anche 10 ore al giorno, quindi comprende bene, si sono tutti ricandidati, abbiamo una coalizione a 9 liste, lei comprende che io non raccolgo l'invito, perché io penso di avere una squadra che ha già dimostrato di saper fare gli interessi di tutti, di mettersi a disposizione di Giulianova e di amare la città di Giulianova come poche persone l'hanno fatto nel corso di questi anni. Quindi io mi dispiace, ma riscelgo la squadra che ha garantito, non una come l'ha voluta descrivere il candidato sindaco Romolo Lanciotti. I cittadini in strada parlano, noi li incontriamo e sono soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni. Quindi io riconfermerei in pieno la squadra che in questi 5 anni ha dato il meglio per la città di Giulianova. Grazie, noi ovviamente ci proviamo sempre, insomma, a cercare la notizia, lo scoop, il gossip, il dietro. Va bene, a proposito di notizie, noi troveremo un ampio resoconto, soprattutto voi telespettatori, i lettori del centro lo troverete domani in edicola sul quotidiano, per chi si fosse messo in visione e in ascolto un po' più tardi di questa interessante e accesa tribuna elettorale. Grazie a tutti voi per essere intervenuti nei nostri studi, in bocca al lupo per il proseguo della vostra campagna elettorale. Arrivederci, buona serata.